Dopo un decennio di stallo si aprono nuovi scenari per la comunicazione pubblica, quasi un anno zero grazie alle recenti novità normative che consentono il rilancio del settore. La famigerata legge 150 del 2000, che all'epoca pareva pionieristica, ma che in realtà riduceva la materia a comunicati e sportelli, sembra ormai preistoria. Ma la svolta è arrivata nel 2013, quando il decreto legislativo 33 ha individuato nella trasparenza uno strumento cruciale per la lotta alla corruzione. Questa trasparenza deve essere comunicata al cittadino. No? La trasparenza comunicata al cittadino diventa una trasparenza utile per i cittadini, utile per i mass media, per conoscere come le amministrazioni utilizzano i soldi pubblici. Già impegnato nella comunicazione al cittadino attraverso il servizio in linea amica, Informez ha recentemente lanciato il Tavolo della Trasparenza, una boccata di ossigeno nel panorama nazionale. L'iniziativa, realizzata di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica, promuove incontri in presenza e webinar per le pubbliche amministrazioni centrali e locali. L'obiettivo è far sì che la trasparenza non venga intesa come un adempimento burocratico, ma come un servizio effettivo al cittadino. In un'ottica di massima trasparenza, l'incontro del 18 dicembre a Palazzo Vidoni verrà trasmesso in streaming su formez.it. Creare un atto di indirizzo che dica alle amministrazioni la trasparenza si fa con i comunicatori e per il cittadino. E seconda cosa, si costruiscono delle strutture effettive, efficienti, solide di comunicazione che del resto erano già previste dalla normativa del 2002. Siamo in grande ritardo, dobbiamo recuperarlo e questa è l'occasione. Continua l'impegno dell'Associazione Comunicazione Pubblica che, nonostante le difficoltà e la stasi degli ultimi anni, è riuscita a tenere vivo un dibattito in cui si intersecano oggi più che mai temi come la privacy, gli open data e il diritto di accesso ai documenti pubblici. È una chiamata alle armi un po' di tutti i comunicatori e tra l'altro deve essere anche una chiamata un po' per la politica che dia nuovo spazio alla comunicazione istituzionale. Fondamentale il ruolo di quelle amministrazioni, spesso locali, che per esperienza e costanza restano dei punti di riferimento da seguire. Promuovere appunto un'idea di pubblica amministrazione diversa che dialoga con l'esterno, mette a disposizione i dati, coopera nella gestione del territorio attraverso appunto la collaborazione delle imprese, dei cittadini.